Eccomi ragazzi, sono sempre qua. No, l'ho spento in modo tale che 10 minuti, capito, fa prima anche a scaricarlo, capito? In realtà con la DJI non c'è sto problema, lo potevo fare anche da mezz'ora. Con la GoPro invece sarebbe convenuto farlo da 10 minuti, ok? Perché con la GoPro se facevi un video troppo lungo, praticamente non te lo... Invece hai fatto una cacchiata, Sammy, guarda, perché magari se lo lasciavi a 1080, capito, ti faceva vedere tutto il percorso, mi diceva esattamente il chilometraggio e tutto, capito? A parte che non so neanche se li metto i chilometri, vi dico la verità, ragazzi, non lo so, perché comunque è un passaggio in più. Forse li metto, boh. Comunque, anzi, proviamo a fare una mezza corsetta sperando di non scivolare, perché qui, ve lo ripeto, è tutto scivoloso. Comunque, ragazzi, cioè, un momento migliore per fare la camminata qua non c'è nessuno, capito? Non vado troppo veloce perché ragazzi è gelato, quindi a parte che se anche dovessi cadere so così imbacuccato che lo trovo difficile che io mi possa fare del male. Quant'è la velocità? 5 km al secondo? Al secondo, no? Allora, ok ragazzi, comunque sto a guardare le recensioni del film Il Gladiatore 2 e prima ho guardato quello in italiano, no? De chi si occupa di storia, e diciamo è un film che è veramente stato un flop dal punto di vista nostro, non del botteghino. Ok, è stato un flop. E poi ho visto anche qualche recensione in inglese e con piacere ho scoperto che anche il mondo anglosassone, no? L'ha percepito male. Comunque io ho l'impressione, ditemi se mi sbaglio, che prima dei social il mondo era più separato, no? Cioè, l'America era l'America, noi eravamo l'Europa, l'Italia era l'Italia, ok. Adesso ho come l'impressione che, capito, per esempio esce sto film, tu ti aspetteresti, che ne so, che magari in America, essendo il film appunto un'americanata, piaccia, no? E invece mi sono trovato commentatori in inglese, uno era americano. Uno era scozzese, però c'aveva 2 milioni e passa, quindi sicuramente era seguito in tutto il mondo anglofono. Vabbè, poi un altro in inglese, però lui era italiano, ma sicuramente penso che questo sia l'andazzo rispetto a quel film, anche nel mondo anglosassone. Comunque voglio dire che appunto con i social, YouTube, Facebook, TikTok, diciamo che il pensiero si uniforma. Non ci sono più le differenze, perlomeno nel mondo occidentale, perlomeno, non ci sono, ci sono meno differenze, ok? Faccio un esempio, la Palestina. Io 20 anni fa non avrei mai detto che in America si protestava per la Palestina contro Israele come si fa in Italia. Oggi anche in America ci sono le manifestazioni con gli stessi pazzoidi che ci sono qua, capito? Non so se sono così aggressive come ce l'abbiamo noi. Per esempio anche in Inghilterra penso che più o meno è come in Italia. In Inghilterra. Perché io vedo i video di Charlie Veach. Seguitelo, è un grande Charlie Veach. Che è uno scozzese che fa i video più che altro a Manchester, ma poi va un po' dappertutto. Però più che altro la sede sua è a Manchester. Però lui è scozzese. E lui fa vedere che ogni fine settimana c'è la manifestazione pro-Palestina. Capito? Ecco, io mi devo ricordare sempre che quando parlo di questi temi politici così, devo stare attento, ne posso anche parlare, però devo imparare a diventare professionale. Capito? Devo imparare a usare questi social, YouTube, non in maniera personale, parlando diciamo, dell'esperienza mia prettamente personale, soprattutto devo evitare capito, parlare di persone, anche se non dico nomi, però insomma devo evitare di parlare della mia sfera privata, perché
Ok, a meno che non voglio parlare di cose carine che riguarda la famiglia mia, Brian, mia moglie, non so, capito? Robe belle, notizie belle, robe interessanti, carine. Però se devo fare polemica, deve essere una polemica, capito? Completamente che esuli dalla sfera familiare o degli amici, capito? Ecco, tutto qui. E soprattutto, come dicevo nel video, che poi non ho pubblicato, devo imparare, ma questo piano piano lo sto imparando sempre di più, però lo devo fare proprio, capito? Non lo so, perché ho sempre dato peso, evidentemente, anche inconsciamente, a quello che pensavano gli altri, no? Per esempio, adesso sono anche con Jackie, no? Ecco, ho appena fatto l'errore. No, nel senso, a lui il film mi è piaciuto, il gladiatore, no? Allora io gli mando i video su YouTube della gente che ne parla male. E lui giustamente mi dice, ma perché cos'è? Mi vuoi convincere che il film sia brutto? A me mi è piaciuto, perché mi voleva sta il piacere, no? Di essermi voluto un bel film, secondo me, no? E c'ha ragione, nel senso, io dico, no, vabbè, Jackie, non è che io dico, te li mando così, non è che devi cambiare idea, capito? So, mi incuriosisce questa cosa del film, l'abbiamo guardato tutti e due, te volevo far vedere comunque che anche questi, guarda caso, comunque, cioè, fanno le stesse riflessioni che ho fatto io, i babbuini. La veridicità storica, cioè, dice, sia in italiano che in inglese, dice le stesse robe, il film che ha la stessa trama del primo, lo stesso plot, però peggio, fatto in maniera in maniera peggiore, ok? E niente. Comunque sono contento perché domani dovevo andare a lavorare tutto il giorno, poi praticamente c'avevo un turno la mattina in una cittadina e il pomeriggio un'ora di pausa, anzi un'ora e mezzo di pausa, però qui col viaggio non era lontano una città dall'altra, era Kennoway la mattina e a Cupar il pomeriggio, quindi era fattibile, però ho pensato, mamma mia, la mattina alle 7:30 da una parte e per finire alle 10 di sera dura. Sarebbe stata dura, cioè, capito, arrivi il pomeriggio nel secondo ospizio che sei stanco, fai difficoltà, arrivi fino alle 10 in maniera, capito, sarai più stanco degli altri. E poi non perdonano la gente, capirai. E, anzi, poi se gli dici, io lo so, ho lavorato da un'altra parte, ti fa nella vita anche più impossibile. Comunque qui è ottimo per la visione notturna perché è notte pesta, però ci sono i lampioni, per cui mi dovreste vedere abbastanza, mi dovreste vedere in teoria, no? Con l'intelligenza qui artificiale cioè, sicuramente ci sarà qualche tipo di, capito? Non so se è l'intelligenza artificiale, non so cosa fanno lì la DJI per far sì che il soggetto, insomma, che ciò che viene filmato sia visibile di notte, no? Perché non è una cosa. In teoria non è una roba normale per una camerina così piccola, no? Quindi probabilmente usano anche qualche stratagemma tipo intelligenza artificiale, tipo. Non so esattamente cosa, come e quando. Ok, perché fanno i firmware, non so come si pronuncia. Firmware, no, firmware mi dà proprio l'idea di italiano. Firmware. Boh. Vabbè, fanno questi firmware che tu scarichi e praticamente una volta che l'hai scaricato, appunto, quindi tutto online, no? La camera, improvvisamente il video viene migliorato, quindi deve essere una roba che non è, capito? Non è una roba materiale di una questione delle camere, sì, c'è anche quello, ma c'è molto di intelligenza artificiale, se io per vedere meglio il video devo scaricare questo firmware, giusto? Firmware, però firmware suona male. Firmware suona male, suona in italiano. Boh. Firmware, boh, non so. Qui ci sono le luci, ah, le luci, queste sono le lucette di Natale, fanno pena, non so se
Non so se è le luci di Natale, perché in effetti su sto tratto di strada qui ci sono sempre state le luci, devo dire la verità. Non so se è le luci di Natale, anche perché è prestino. Ma non è detto. Ah sì sì, nel centro c'è le luci di Natale. Al ritorno potrei fare la passeggiata in centro, cosa dite? Allora, 10 minuti e 22, spegniamo. E non ve ne andate perché riprendo.